circo dello zoo, ovvero i condomini. C'è qualcosa. C'è qualcosa. Che irrita molto di più di un cactus tra le chiappe. C'è qualcosa. Qualcosa che gli italiani temono molto di più di una rettoscopia fatta da Malgioglio. Un male oscuro con cui molti di noi sono costretti a vivere. I condomini. I condomini. Esseri spregevoli che sporcano, disturbano, denunciano, si lamentano e soprattutto vi stanno sul cazzo. Lo Zoo di 105 si spaccia per un vostro vicino di casa e vi sfracella i coglioni con problemi decisamente assurdi. Arrivano i condomini. Arrivano i condomini. Nella puntata di oggi cercheremo di rendere giustizia a Marcello che lamenta di avere una vicina di casa poco rispettosa e alquanto cafona, grande fumatrice ed esperta nello sport del lancio dei mozziconi dalla finestra. I condomini. I condomini. Signora. Sì? Ma lei è turca? Perché? Ha finito di gettare le sigarette dal balcone? Che non ce ne può più? Che ieri ha beccato mia nonna in testa e adesso è calma? Scusi, ma lei... Sì. Ma chi è lei, scusi? Io abito al piano di sotto. Al piano di sotto? Ma lei lo sa dove abito io? Certo che lo so, nel palazzo. Quale palazzo? Quello mio. Senta signora, guardi che lei sta dando i numeri. Signora chi? Signora chi, scusi? Guardi che lei ha sbagliato proprio persona, eh. Allora, lei lancia le sigarette dal balcone e ieri ha preso mia nonna in testa che ha i capelli così e adesso non ce li ha più. Che dobbiamo fare? Scusi, ma in che via abita lei? In che via abita? Viagra! Viagra! E per finire, Christopher ci chiede di intervenire perché la sua vicina di casa è la più grande pazza e testa di cazzo del pianeta intero. Pronto? Pronto. Complimentoni, complimentoni. Lei pensa che io non l'ho vista, Pensa che non l'ho vista io, Ma con chi parlo? Con chi parlo? Io sono un inquilino del vostro palazzo. Io ieri, mentre stavo prendendo la posta, ho lasciato il pezzo di formaggio dietro di me. Lei l'ha preso e se l'è portato sopra e se l'è mangiato sulla pasta con quella puttana di sua moglie. Io non sono puttana di sua moglie, perché come si chiama lei, parlo con la persona sbagliata, sai, caro? E guarda come mi perde giù le parole. Io non è il marito, è la moglie? Io non sono né la moglie né il marito. Allora, lei il formaggio me lo riporta subito adesso, capito? Che io l'ho pagato 27 euro, dico. 27 euro, vedi qua a casa mia, ne daremo se salta Mitolo. Ridammi il formaggio. No, voglio che venga lui, prendere tu qua, e lei se sono stata io. Ma e guarda che va in cerca di anche di ogni poi. Ma lei è barese? lei, tu chi sta parlando lei? Ah, io sto parlando. Io sì, io no invece. Perché in casa il formaggio mio non l'ho preso mai. E neanche non so neanche chi chiedete, puoi immaginarti cosa chiede. Ehi. Ridammi il formaggio, ha capito? Non so chi venire qua! Allora, io se tra 5 minuti non trovo il pezzo di formaggio davanti alla porta di casa mia, chiamo la polizia. Guarda! Se qui è vero, no, stai a chiamare io la polizia, perché andiamo via la sigla di ieri, perché io non sono stato e non so neanche con chi che parlo poi. Con che potenza. Lei sa con chi parla? Oh. Con chi stai parlando? Con la puttana di sua moglie. No, puttana di sua moglie, mi sono stata femmina, non ha un uomo, prego. Che io puttaniero, prima di tutto. Oh. Perché io guardo come che parlo, non sta a guardare, eh.
abita lui? Io abito al piano di sotto. Ma qual è il piano di sotto? Sì. Lei abita al piano di sopra? Ma dove? Al palazzo. Qual è il palazzo? Quello giallo. Quello giallo? Io non ho palazzi gialli. Quello in piazza? A me non so mia luce che io. Io non so che sta lui. Oh. Non so neanche con formaggio che parla. Un pezzo di grana padano. Ma che io non so neanche quello qual è. Tu te lo sei messo per fare gli spaghetti alla bolognese. Quando? Ieri. Ma metti giù. Ah, caro. E le dio dai i numeri. Va bene che adesso se veniva un caldo tutto su un colpo. Ma a me pare mica che... Poi vado un controllo del dottore, vai. Ciao. Ridammi il formaggio, tra 5 minuti ti aspetto giù, No, ti aspetto giù, mi sta sgredendo a casa mia, prego, signore. Allora io chiamo la polizia. Chiamala pure! Se me la hai così che vai in cerca io. Ma tuo marito non c'è? Il mio marito, qua è mio marito. È qua. Non sogliamo con chi che parla, è meglio che casa, vai. Ha sbagliato, basta. Ma ho chiamato in Italia? Se c'è qualcuno che vive nel vostro palazzo e vi sta sul cazzo, minchia, ho fatto anche la rima. Mandaci tutti i suoi dati a popipopizo@gmail.com e ci penseremo noi a devastarlo. Sì, poi ovviamente la Popi Popi ti pippa il nome, così non c'è neanche. Diglielo, bravo Anthony. Che cazzo bippi il nome? Mica la vittima il nome che dico all'inizio, coglione. Allora Donatello, non ti arrabbiare perché il notaio Puccio è arrivato di qua ridendo, quindi vuol dire che la vittima è perfetta, e stai tranquillo. Ma cosa c'entra? Ha passato l'esame. Cosa c'entra? Puccio è il termometro di questa azienda, diglielo. Ma scusa, Puccio non era prima il programmatore?